graduale per l'acquisto di acciaio. In effetti all'inizio era il miliardario e la morte, il resorabile, che quando arriva per tutto, non ce ne esce niente, se ne avviene, e basta. Io ho voluto fare questa sarcasticamente questa sera con, diciamo, il ricco parlamentare, perché purtroppo sentivo che il parlamentare vedi non si fa più stipendio, di che neanche, ma non sarà ciò quanto busco. Perciò ho cercato di impostarla su di lui stasera. Dico, avete presente uno di sta niente, tipo, nome come Fiorito, tipo, insomma, ma so tutto. Poi tutti questi parlamentari che sono cine di salute, sane, come un pesce, non voglio dire come un pesce che pisce su magari malato come tu gli accende, ma sale ci milita. Ma non conosce malattie, avete presente questa gente ricca, proprio, spugnata, non conoscono malattie, non conoscono medici, non conoscono dottori, ospedali, clinici privati, ma che sono queste cose? La pinna, la puntura, un dolore di panza, la diarrea, niente, non conoscono niente. Mentre che appunto queste sorde e viva la cassaforte, mentre se fai punta di quando correzioni, un posto per dice mai imperi, con il suo scaiolo, quando mi tocco, una notte di queste sente bussare alla porta. E lui notte, ma questo è. Ma chiamò compare se ci vuole sigarette. Que io la morte su. E giunta l'ora di cangiare il regno. Oh, ma che cavolo sta regia? Ma io dalla mia casa non mi spugno e dal lavoro uno non c'è niente. Se non c'è qualche tassa di pagare, tutto ti sottocare. Ma io pago qualunque somma di denaro. Risata sarcastica della morte. Come se ne fosse stato male questa sorta di comino. E la ricchezza che ti fa sbarrare, io non accetto nessun valore, sogno la morte non mi può comprare, non ho regnante e non ho imperatore. Io sogno la più brutta delle brutte, ma sogno onesta e precisa con tutti. Per chi su c'è l'ossa sicche, tu a te asciutte? Perché con chi te ricche tu non contratti? Ma tu te facisto con la più grassa di tutte, se con chi te ricche viene a parte. Avanti forza facciamo un batto. Un anno di ritardo e io te paio ogni giorno un miliardo. Ma se commento proprio male con questo tesoro. Amico, si cucciute e si distardo. Io con i soldi mi veniva all'ordo, con sapere lasciata che è tardo, e senza che ti porti manco un sordo, unite porto io c'è l'uguaglianza, non c'è né serve manco padronanza. E qua il ricco parlamentare ha cominciato a definirsi che ha morto. Ma io che sono un uomo d'importanza, sono cresciuto a mezzo alla potenza, abituato a mezzo all'abbondanza, ma stasera, ma non c'è una conferenza, hai un miliardo a cada istante e tu mi vuoi portare a mezzo alla fama, ma che si roccia? Ah, li dori scusa amico, sono sbagliati, li ricchi in tal mondo ricchi siete, manda senza dopo comando, scaggio che fare bene, fanno danno.
Aiutamente amico, stai lontano. Io culo sto forte due non va rientro. Le ricavite lo cuore di danno, ma si discassente pure di centro. E culo vostra barbera unita, di scapricciati mentre siete in vita. Inizia che parla come una bella ambelogina, ed è per chi su che studiata. Nunca persona che chiama attentita e in tal mondo di nulla si amata. Udiata di tutte, specialmente dell'uomo che è più ricco e più potente come a mia. Usaccio, usaccio, amiche, non mi importa niente. Ed è per questo caso più importante. Non hai amici e non hai parenti. A questo punto il parlamentare chiede, cerca di sapere dalla morte, va, se nell'altro mondo si potesse fare qualche cosa come si fa in questo sporco mondo, malaffare, cosa, ma anche potremmo convincere, ma dimmi, dove saremmo giudicati? Quali sono queste accuse che facciamo? Se dal mondo ci sono avvocati, io sono certo che vincio la lite, e tu lo sai che con le guazzine a diventare onesto magari l'assassino. Ah, l'hai sciammata amico le rotine, forse per di stattorno ma ragione, da sopra ci sono l'angeli divini, fanno di visi senza milioni, come gli unici in cielo pagheranno, casa che giusti spara le bruciate. Ah, sì, e allora io non mi viene nulla a fare. Manco se come un passero mi stimo. Io non ci vengo manco se mi scanne, manco se lo sampia c'è un terra scimmie. Ci sono malati, sciancati, cinque torte, perché non te lo piglia tutto? Proprio a me ti ha pigliato. Sì, cioè, proprio a te, proprio a te. Calmitami che non parlare forte. Perché ti ho parlato e che io ti comprometto? Schita a feste chiuditi le porte e camminare insieme a mia tenente. Chiudi gli occhi per sempre e fa coraggio, cani facciamo l'ultimo viaggio. Sì, ma tu mi metterà tanto desagio, dammelo tempo almeno quanto sì. Siamo allo 30 d'aprile, a mezzo maggio, io me ne vengo pure se mi affliggio, ma lasciamo almeno su quei 10 giorni quando la voglia mia non si fa storia. Chiama la testa la è proprio dura, ma allora non ti già senta le corna, che voglio dirmi non di la lanterna, che non ti lega mai luce e torna, a qua non ci ne più una cisterna. Come faccio a lasciare queste case, queste palazze, queste campagne? Le urnate mie, false e maligne, si mangiano le bucche e le tempane. Dammelo tempo, a meno che sistemo le cose più importanti. E poi per te. Ti disse e ti ripeto, tu sei scemo. Mi abbraccio e ne ha chiamato. Più tempo passi e più le ti facevo. Perciò è meglio carsi in giro di niente, che a dormo morto non serve più niente. Mezza che mi sta trattando come se fosse niente, come se fosse una luce pagana. Sogno istruito, sogno intelligente, e tu mi stai trattando di un rozzo ignorante, mi stai trattando come un vagabondo e ti sento la pagione del mondo. In questo momento tu sei niente attorno, proprio niente.
di chi stai crepando. Tu frati Pepe, tu frati Raimondo, su una lunghierno che stanno aspettando. T'aspettano con tanta pazienza, quando l'aiuto a fare penitenza. E finalmente così convince, amante, se mette da noi, c'è un sogno pronto, mettiamo in partenza. Però stai fanno una grossa mancanza, non hai cuore, non hai coscienza, e dalla casa, chi ti pagionanza? Durante questo viaggio ti soffuori, ma come arriviamo da sopra, non mi metto a rapporto. E che ci pare che c'è? Un generale. Ah, fai l'insistente fino a dopo morto, ormai finisci di fare lo sperto, senza sentenza un pierno di porto, che lo portone lo trovava aperto. Si condannato insieme alle tue frati, e insieme vi scontate le peccati. E finalmente lui muore, tabella numero 11, si prepara la camera ardente, la bara, che cantava per i quattro cantava per turno la bara, gli amici conoscenti che portano i fiori, ognuno che fa. Dice, ma io morso, ma come sarei mia vita? E che se muore così, senza renderti a nulla, se muore così, ma non me lo pensavo, ma che per pensare, ma come si può muore senza malattia, senza niente? Ma capire, Saro, Saro, c'è mia vita. Ma capivo, cancro, ma che pensi che avevo cancro? Ma che tutti i soldi che non se ne potete avere, con tutti i tecnologici che ci sono oggi, non si avesse salvato, che era tinto, precioso, tirchio. Da l'uomo ne c'erava 15 euro ogni giorno, c'è tutti chi che sono visto. Avessi stato io me ne avessi da America, avessi stato qualsiasi roba da denare, basta che mi guaria. Anzi, è stato che tu c'è un tir che tinta ancora i ricchi e per uccidere il rillo, era roba che avessi stato fatto come rillo. Peggio il rillo, se insomma ognuno faceva i commenti che si facevano normalmente in queste morte così premature. E mentre lui, da morto, ma per credenza naturale cristiana, giustamente cattolica cristiana, cioè che c'è quest'anima che fuorisce dal corpo, oppure per altre credenze, buddista o induista, c'è questa energia vitale che esce dal pompedico e va girando e si va a congiungere con l'universo, con insomma l'onnipotente che poi alla fine sempre Dio, e cerca di fare la morale a tutti questi amici che erano amici, parenti, conoscenti. Dato ci aiuta a tutta l'affamata, che dopo morte si compensate, sì. Aiutate lo povero, dato ci aiuta lo tempo l'offenso, che poi, quando morite, venite al paradiso. Stira amici che fossi compreso, sto grande e tu lo dichiaro odioso, lo ricconta l'inferno venne meso. Facciti il bene mentre siete vivi, se no usa capisci ogni scritto.